Allora, torna al successo lo United Pomezia, che fatica, Filippini, e ci serviva questa vittoria soprattutto per ritrovare il morale dopo quello che era successo 3 giorni fa, l'infortunio brutto a Sandro Almenia, che abbiamo salutato nel corso della cronaca iniziale, rottura del femore per lui. Stagione finita, era importante tornare a fare i 3 punti, anche perché questa squadra doveva ritrovare il morale. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto bocca al lupo a Sandrino di pronta guarigione. E sì, era importantissimo tornare a vincere, tornare comunque a giocare, e siamo stati contenti. Abbiamo sofferto perché sapevamo comunque che era un'ottima squadra, e quando hanno messo il portiere inizialmente non hanno messo il portiere davvero, tanto è vero che qui stiamo giocando con il portiere dello stesso. Però comunque complimenti a loro e vediamo bene. Secondo la prossima stagione. Te lo aspettavi che ci loro vi hanno sempre messo in difficoltà. La mossa del portiere. Al primo tempo e abbiamo deciso di mettere questo portiere, abbiamo riaperta, noi siamo tutto cuore, adesso abbiamo 2 partite in cui dobbiamo fare assolutamente 6 punti, perché sennò stiamo troppo giù, la classifica è cortissima, oggi abbiamo riperso e siamo giù, sabato abbiamo perso, eravamo giù, bravi loro che comunque sono lì, daranno fastidio a tutti, credo come noi, perché noi siamo tutto cuore, tanta passione. E oltre alla reazione, che cosa sarebbe servito? Ma un pochino, un po' più di fortuna, visto che comunque gli episodi oggi sono stati a loro favore, nulla più, perché eravamo un gol sotto, poi loro di nuovo. Nel primo tempo, 3 interventi abbiamo annotato, ma ce ne sono stati di più da parte tua, gli hai negato la gioia del gol? Sì, è il mio ruolo, il portiere deve parare, il portiere deve stare lì apposta, quando è bravo para, quando non è bravo non para, è così, gioia e dolori. Quest'anno siamo una Serie B liquidatissima, tanti bei portieri, tanti bei giocatori, e ripeto, il portiere sta lì per parare, quando non para è una pippa, scusate il termine, però è così, e dunque siamo così, gioia e dolori. Organico questa sera un po' stretto, si è recuperato De Simoni dopo la squalifica, è rientrato Konov, non aveva ancora un ottimo minutaggio sulle gambe, però è servito quel poco che lui è stato in campo, si è fatto vedere, insomma ha caricato anche tutto il resto dei suoi compagni, come se fosse da tempo in campo, ma soprattutto però ci sono stati ancora troppi errori nel primo tempo. Sì, intanto buonasera a tutti e ci tengo, come ha detto Michael, a dedicare questa vittoria a Sandro Almenia, e noi contiamo comunque di riaverlo per fine stagione in gruppo con noi, quindi sono convinto che è un guerriero, lotterà e si riprenderà.
Per quanto riguarda la partita, è stata una partita sporca, lo sapevamo. Noi oggi eravamo un po' corti perché, a parte Sandro, comunque per noi anche Luca De Cicco è importante, come per loro Besmir. Sarebbe stata con tutti gli effettivi una bellissima partita. Lo è stata uguale, ma ripeto, è stata una partita un po' sporca. Al primo tempo siamo partiti lenti nel giropalla, ma ancora stiamo un pochino soffrendo, stiamo soffrendo mentalmente sicuramente quello che è successo, ma non è un alibi, è colpa nostra e ci dobbiamo sbloccare. Perché abbiamo sofferto più che altro la loro impostazione, la prendevamo male, la marcavamo male, quindi in fase difensiva arrivavamo sempre tardi. Fortunatamente le due o tre occasioni che hanno avuto loro le hanno sciupate, noi dall'altra parte abbiamo fatto un gol e poi abbiamo sbagliato troppo, perché poi quando ci siamo abbassati abbiamo giocato di ripartenza e loro ce ne hanno concesse veramente tante, però noi abbiamo sbagliato troppe. Io ve l'ho detto entro i spogliatoi, contro una squadra come il Belledri non puoi tenerli in vita, non puoi sbagliare tutte queste ripartenze perché poi ti fanno male. Ecco, mister, quando però si trova davanti una squadra così che vi fa giocare, voi a questo punto scoprite le carte un po' segrete? No, il discorso è che sapevo che era una partita aperta contro di loro, e loro creano tanto e concedono tanto come noi, siamo noi un po' per ingenuità, dico la verità, perché tante volte potevamo stare un po' più attenti. Abbiamo preso il gol dell'uno pari su un fallo laterale nostro, che grida vendetta, insomma, quindi sbagliato il fallo laterale, sbagliato la copertura opposta e non si possono prendere quei gol. Però detto questo, Almeno due gol sono un po' frutto di proprio di disattenzioni, giocatori fermi voi in mezzo al campo, sono errori. Noi siamo una squadra che sta crescendo, stiamo costruendo ancora, no? È il primo anno di nazionale per noi e il nazionale rispetto al regionale ha questa differenza, che qui come sbagli ti fanno male, e noi purtroppo ancora sbagliamo tanto, ancora spesso guardiamo la palla e ancora ci mettiamo quel secondo in più ad accorciare e qui ti fanno male. Ripeto, siamo stati bravi a reagire perché dopo l'uno pari, per assurdo, siamo saliti tantissimo di colpi, abbiamo messo 3 o 4 gol di differenza tra noi e loro. Loro ci hanno messo il portiere nel momento accorciando, io ho provato a mettere, perché l'avevamo preparato, il portiere di possesso, ma anche lì l'abbiamo sviluppato male. Ripeto, a noi ci sono cambiati un pochino gli equilibri, perché col portiere di possesso lavoravamo tanto con Sandro e Luca, e non averli oggi non ci ha permesso magari di svilupparlo bene. Gli altri ragazzi devono sbrigarsi a crescere, come ha fatto Emiliano oggi al di là dei gol. Emiliano ha fatto una grossa partita in fase difensiva, e l'appunto io facevo sempre a Emiliano, per cui giocava meno, era proprio questo: lui a livello di intensità e di colpi offensivi ce n'ha tanti. Il problema è che lavorava secondo me male in fase difensiva e in possesso. Oggi ha fatto bene, è stato tanto in campo perché ha fatto bene. Gli altri ragazzi devono seguire l'esempio di Emiliano, salire di colpi, mettersi in testa, e questa è una categoria difficile. E quindi dobbiamo sbrigarci, non c'è tanto tempo, perché le altre squadre crescono a ritmo sostenuto. Mister, in chiusura, ultimo turno di campionato, almeno per il momento, non potrebbe magari succedere qualcosa nel corso di queste vacanze di Natale? Non sappiamo adesso come sarà il programma gare, magari si potrebbe magari anticipare qualche cosa, non possiamo esserne certi per questo. Sicuramente però ci si gode questa vittoria, soprattutto proprio in arrivo di queste feste natalizie, che serviranno non soltanto per stare in famiglia, anche perché il nuovo DPCM ce lo praticamente impone, però naturalmente per ricaricare un po' le pile. E a questo punto, mister, è giusto e doveroso anche un augurio da parte dello United Pomezia a nome di tutta la società, praticamente nelle tue parole. Noi facciamo gli auguri a tutti quanti, che sia un Natale di serenità e un Natale d'amore all'interno delle mura familiari, delle mura domestiche. Ci teniamo particolarmente perché è stato un anno difficile e travagliato per tutti. Noi fortunatamente come sportivi nazionali abbiamo avuto l'opportunità quantomeno di avere questa valvola di sfogo e continuare a giocare. Però è stato un anno difficile per tutti, tutti noi lavoriamo, non lo facciamo questo per lavoro, i miei ragazzi sono tutti lavoratori, chi è riuscito a mantenere il suo posto, quindi resettiamo un attimino, ricarichiamo le batterie e speriamo che il 2021 ci porti in dote una qualità della vita migliore, perché ultimamente la qualità della vita si è abbassata tanto con queste restrizioni e purtroppo con questo maledetto virus. Ebbene, su questo pensiero da parte di mister Caporaletti aggiungiamo anche i nostri auguri miei personali, da parte di tutta la redazione di Mondo Fuzza, il più sincero augurio di buon Natale.